Ciao, non si dire buongiorno, buonanotte, sono più o meno le 11 e mezza. 11 e 34, non ricordo il vero. Sono svegliata da pochino, neanche tanto da poco, verso le 11 e mezza. Ma sono ancora totalmente più di là che di qua. Sono andata a letto molto tardi o molto presto, dipende dal punto di vista. Ecco, diciamo che c'è gente che si alza all'orario in cui io sono andata a letto, dopo una giornatina coi fiocchi, perché ieri sera era l'Immacolata, quindi oggi è domenica. E niente, poi ho fatto una giocatina a casa mia. A Monopoli, tra l'altro, io sono la prima. Sono andata in bancarotta pessima. No, mi date la scelta 10 minuti, poi ora controllo. Ho male, ho tolto una mola, mi fa ancora male. Non faccio più. Comunque, mi devi mettere a fuoco. Come credo che si noti un pochettino, sono ancora truccata. Sono andata a letto veramente tardi, veramente. Non me la sono sentita di struccarmi, cioè io avevo solo voglia di andarmi a coricare, arrivato a un certo punto, sono stanchissima. Quindi, sono ancora in pigiama. Vi fare, guardate, c'è la colombina della pace. Però i pigiama di Pile, tra l'altro è un Pile americano, che questo mi ha comprato mia suocera, che spesso, ma io, aspetta, vi faccio vedere la vestaglia, con questa vestaglia, io non so se si nota quanto sia spesso questo Pile, guarda, si vede, questa vestaglia, intanto quando mi metto il pigiama e la vestaglia di Pile, la copertina di Pile, se uno mi vorrebbe vedere morta, basta che mi tiro un fiammifero acceso addosso, prendo fuoco subito. Non posso ridere. Comunque, ho il vestito, ho la cosa di Vile. Niente, lo scopo di questo video qual... Ah, intanto ho tagliato i capelli, però su questo taglio di capelli ovviamente c'è dietro una dietrologia mia unica e sola, quindi mi riservo di parlarne dopo. Ho girato un video poco prima di andare a tagliare i capelli, perché io aspettare di tornare al parrucchiere, no. Dove ho parlato dei prodotti finiti, siccome io credo che questi prodotti finiti io poi li porto fuori nel terrazzo, ne abbiamo il contenitore per la raccolta differenziata. Non so se mio marito è già andato a svuotare la raccolta differenziata. Potrebbe capitare che potreste vedere un video con me con i capelli più lunghi, quindi perché non ci ho pensato a farlo dopo. Vabbè. Quindi sto temporeggiando nel caricarlo, perché l'avrei voluto caricare ieri io questo video dei prodotti finiti, per dottor porca vacca, c'ho ancora i capelli lunghi. Vabbè, comunque, se ribecco tutti i prodotti rifaccio il video con i capelli corti, cioè capocorti, con il taglio. Altrimenti se ho capelli più lunghi sapete il perché. Allora, aiutate. Allora, quattro prodotti, cioè, ho pure fame, non posso mangiare, buono, dimagrisco. Allora, la buona Federica, che è una ragazza che segue il mio canale, mi ha chiesto se poteva mandarmi dei campioncini. Io non credevo che mi mandasse una quantità disumana di campioncini. Mi ha mandato diversi campioncini, tra cui diverse cose dell'erbolario. Marca che io sinceramente non conoscevo, cioè sì, so che cos'è l'erbolario, anche perché ho un erbolario sotto casa praticamente, soltanto l'ho sempre un po' snobbato, devo starlo a dire. L'ho sempre molto snobbato io l'erbolario, ma non altro perché ha dei prezzi allucinanti. Non di meno a questo. Quindi io adesso la mission di stamattina di rendermi di nuovo bella, fresca, intanto bella, sì, fresca, pimpante, intanto levarmi tutto sto trucco che mi dà un fastidio allucinante in faccia, con quattro prodotti. Allora, il primo che utilizzerò, obviously, è lo struccante a fior d'aliso alla rosa, latte e tonico delicatissimo per contorno occhi, che è questo. Prima che me lo chiedete, questo smalto Break for Manicure della OPI, non lo so se lo vendono più, l'ho comprato in Inghilterra. Mi sono allogata col telefonino, sono Naysa Superstar, ve lo giuro, fa sempre così, è un continuo. Per poi vedere che qualcuno mi ha invitata all'evento della porchetta fatta a pesca al nord. Poi, dopo questo gommage, no, scusatemi, dopo lo struccante farò il gommage, che è gommage al bois de Panama, trattamento speciale per una pulizia profonda e accurata dell'epidermide, che è questo. Io di tutti questi prodotti ovviamente non conosco assolutamente l'odore. Dopodiché applicherò una maschera nutriente e addolcente per il viso, perché io sono proprio sconvolta. Io non so se si nota dal video che già parlo tanto. Sono sconvolta, io ve lo assicuro, sono stanchissima. Maschera
non ti rende attenzione all'osio, ah sì, all'osio, all'olio di germe di grano e al rusco, che non ha più pallida idea di cosa sia, credo che sia la cosa verde dietro le germe di grano, ma non lo so nella mia ignoranza. Poi quindi metto la maschera. In questa maschera c'è scritto di risciacquarla con del tonico. Ora, io già ho preparato l'unico residuo di tonico che ho in casa, che è questo qua, che non vuole finire perché non mi piace per niente di Sephora. Vediamo, ma io credo proprio che lo sciacquo con l'acqua, non mi sbrigo. E alla fine di tutto questo, dovrei aver fatto tutto sta baratanna, avrò messo tutti questi prodotti in faccia, cosa che io non faccio mai, sinceramente, ma ce li ho, quindi voglio provarli tutti. Crema viso tonificante all'olio di jojoba al burro di karité, che è questa. Oddio, non so neanche cos'è il jojoba al karité, è inutile che io, cioè, li conosco, ma non so cosa sia. Quindi metto la mia fascia super professional. Ma ho messo orecchini. Si sentono i tuoni. Ma quanto mi piace quando piove, mamma mia, non ci posso fare niente. Però quando sono in casa, ecco. Ai ai ai, non ci sono. Alzo i miei capelli nuovi superstar. Devo faccio un video sui miei capelli perché vi giuro c'è dietrologia. Con il pinzettone superstar, io mi alzo sti capelli. E procediamo con lo struccaggio, che è questo. Struccante a fior di alisa e alla rosa. C'è scritto che è un delicatissimo latte tonico studiato per il contorno occhi. Può essere usato come tonico efficace strucca. Intanto apro un pochettino l'acqua e farò scegliere l'acqua tiepida. Può essere usato come pratica, e questa cosa di dover aprire un poco prima e far uscire acqua tiepida a me fa uscire proprio dai gangheri perché devo sprecare un'acqua. Aspetta, non la spreco toccando, aspettate. Elimina in assoluta dolcezza e maquillaggio, le purità, l'esplica l'azione addolcente e tonificante. Potete usarlo in modo tradizionale, ma anche applicarlo e rimuoverlo. Allora, intanto io lo apro perché poi con le mani bagnate, non c'ho, infatti già ho una mano bagnata, non ci riesco. Solitamente uso le forbici, però non sono stata abbastanza furba da portarle per fare un video. Ah, chiuso per sempre, chiuso. Vabbè, comunque, come faccio di solito, levo quel minimo di residuo di mascara che mi è rimasto, ma io credo che sia tutto sul cuscino. Ridico quello che ho detto in un altro video in cui ho aperto l'acqua in questo rubinetto. Se sentite, è il Sanitrit che trita l'acqua. La quantità di acqua inaudita che io sto sprecando. Perché la mascara non ce n'è più. Oddio, forse è rotta. Allora, già a me l'odore di questo struccante non piace, non aggrada, ma va bene così. Non è chimico, io ho scoperto che mi piacciono gli odori chimici. Spero che le altre cose non abbiano questa profumazione perché già mi sta cominciando a venire mal di testa. Allora, visto che posso mettere il contorno occhi, vado con una Barbara sul contorno occhi, però chi se ne frega. Sì, effettivamente devo dire che non brucia per niente. Sembrano di quelle tipo nei film sono disperate, quelle che piangono in modo disperato. Ok, mi sa che ci passiamo un po' di acqua micellare e ce ne siamo pulite chimica. Vabbè. Pulisco il viso con questo prodotto qua, capito? Allora, come si può notare, non strucca gli occhi. Si va di acqua micellare. Ah, no, comunque complimenti, bello questo struccante, la cosa giusta. Uso un po' di acqua micellare, Sephora micellare, perché Giozzi mi ha dato il trucco, quindi per forza, cioè non è che io abbia moltissime alternative, ecco. E vabbè. Non ci ho mai creduto fino in fondo che questo struccante potesse struccarmi realmente, sarò sincera, proprio non ci ho creduto. Il viso l'ho struccato, ma alla fine sul viso non è che sia rimasto molto. Credo che dovrei struccare la federa delle cuscine. Federa che l'altro giorno ho sentito dire a una persona l'ha chiamata Fodera. Ok,
Dopo essermi struccata, e ora sono realmente struccata, evviva l'inventore delle acque micellari, io dedico adesso vari minuti di silenzio. L'inventore degli assorbenti ha sempre un mio. Devo buttare gli dischetti nel cestino. Bravissimo, non l'avete potuto vedere, ma sono stata eccezionale. L'inventore degli assorbenti, io lo ringrazio sempre perché eccezionale, quello del servosterzo, il copia e incolla, che è pure un ottimo strumento, ma tra le varie cose della mia vita io ringrazio pure l'inventore dell'acqua micellare. Poi, poi ora utilizzo il gommage à bois. Ma è bois? Sì, perché è francese, al bois de Panama. Quindi utilizziamo questo gommage che deterge profondamente. Qua c'è scritto anche che si può utilizzare. C'è scritto anche che si può utilizzare su tutto il corpo. Oddio, con una bustina io praticamente ci faccio un piede, quanto sono grossa, quindi non abbiamo molto da fare. È delicato. Ah, questo non è mai come donna, ragazze. È per una detersione profonda. Diciamo che io sono abituata a scrub più aggressive. Mi piacciono quelle, a me piacciono cose aggressive, a me queste cose delicate non piacciono. Quindi che solitamente hanno. C'è qualcosa che mi dà fastidio in quest'occhio. Che solitamente hanno tipo i granuliti, così, tra l'altro con le lamelle. E quando lo faccio, faccio sempre così. Ecco, borderline. Non è giusto che hai detto borderline, mia zia è borderline. Assolutamente. Non mi ricordo assolutamente dove l'ho letto. Gli lasciai seccare un po' il gommage sul viso. Non me lo ricordo dove l'ho letto. O chi me l'ha detto? Non me lo ricordo. Ma lo so. Quindi lascerò seccare un po' il gommage sul viso. E mi sciacquo le mani in vostra compagnia, così vi faccio risentire il rumore dell'acqua. Ebbè, questo rumore dell'acqua. Ebbè. Tra l'altro, tanto io faccio sempre video lunghi anche quando sono potenzialmente molto brevi. Niente, praticamente oggi è domenica mattina. Voi dovete sapere che io la domenica mattina e mio marito ci concediamo un lusso, insomma, più io che lui, perché mio marito è uno di quelli che mangiano una fogna e rimane magro. Cosa veramente da prendere a pugni solo per questo. No, mi dà fastidio a quest'occhio. Ma che sto dicendo? Ah, ecco, la domenica mattina io mi concedo il lusso, io compro un pacco di gocciole extra dark e le tengo in casa e le mangio la domenica mattina, le mangio tre. Per me è tipo il lusso la domenica. Io la domenica mattina mangio tre gocciole extra dark accompagnate ovviamente dal caffè e latte, perché a me il latte non piace, però lo bevo perché fa bene, mi devo mettere un goccino di caffè, neanche il cacao, perché già col cacao. Io metto un goccio di caffè nel latte e sono a posto. E mangio queste tre gocciole, ora mi fa male. Qua, la gengiva perché poi dentro non c'è più. Cioè, il pensiero di mangiare mi uccide. Come il medico mi ha detto, ti merda, dopo già non è la prima stazione che faccio. Mi disse, la prima volta, fai, gli cerco il colluttorio il giorno dopo. Colluttorio senza alcol, io ovviamente uso colluttori già dedicati senza alcol. Ho fatto lo sempre. Io l'ho fatti, io credo veramente, gli avrei mandato maledizione a lui e ai suoi figli, e pazzita di dolore. Lui l'altro giorno mi ha levato il dente e mi ha detto da domani sta qui col colluttorio. No, guardi, lei si faccia i fatti suoi, io faccio i fatti miei. Va bene, l'ho lasciato seccare un pochettino, ora lo levo prima con la pezzolina, quella di Sephora. Sappiate che. Ah, c'è ancora trucco. Quindi. Vabbè, sono stata disattenta io. No, però io sulle guance, scusate, mi ero struccata.
No, niente, questo fiordaliso bocciato, cioè questo odore di fiordaliso a me mi stava uccidendo. Struccante fiordaliso, se ti potevo dare mezza possibilità non te la do manco morta. Comunque, ho fame, voglio le gocciole extra dark. Domenica mattina io non sto mangiando le gocciole extra dark, sono troppo buone le gocciole extra dark. Che facendo così, tenendo un pacco, mandando solo domenica, perché costano, perché il pacco è piccolo. Cioè, sono poche, cioè per quello che costa me ne dovrebbero un po' con un chilo e mezzo, no? Quindi, signor Gocciole, faccio pacchi un po' più grossi e diminuisco un po' il prezzo, sono troppo buoni sui biscotti. Oh, eliminato con gommage, però lascio quel viso perché ci sono i granuletti. Allora, mi sciacquo il viso e poi metto la maschera. Sì, si può fare. Allora, mi accingo a spalmarmi. Questa maschera nutriente e addolcente per il viso al volo. Comunque avete notato che sono stata proprio brava, ho fatto questa cosa tipo modella di QVC. Allora, io voglio fare la modella QVC. E comunque voglio, anzi no, voglio fare quella che vende questo QVC che parla per un quarto d'ora sulla stessa cosa. Ne sarei in grado. Va bene, comunque maschera nutriente e addolcente per il viso. Non è stato male sto gommage, devo essere sincera. Non è stato male. Lo comprerei. Non capisco se mi piace l'odore. Dite voi, siete fissata con l'odore? Sì. Sapete quante volte magari un prodotto mi può piaciucchiare, cioè mi può piacere, ma l'odore mi dà talmente tanto fastidio che... Anche perché io ora sta maschera, questo scritto è devo rimuoverla dopo 15 minuti, quindi la devo tenere 15 minuti, io devo sentire questo odore per 15 minuti. Ora io praticamente posso stare senza occhiali per un quarto d'ora, quindi sono le 11:56 e c'è qualcuno che è sopra, cazzi vostri, resort. Ah no, lo so io cos'è, mio fratello, ieri mi ha distrutto, vabbè. Sono 56, metto, guardate, aspettate che copro le facce dei miei. Vabbè, questo. No, cosa mestruale. Il... No, ce l'ho un dito pulito io, sì. Il timer da cucina. E metto 15 minuti. Coco, dai, scaricatelo gratis. Va bene, stacco fra 15 minuti e riparto. Lo sto 15 minuti senza occhiali. Potrei parlare qui per 15 minuti, ne sarei capacissima, ma magari vado a lavare le tazze. Ecco. Vi vorrei fare sentire il rumore gradevole di sto coso. Basta. E vi dico di più, levo la suoneria così. Ah. Allora, sono passati 15 minuti, mi posso lavare la vestaglietta. È tanto freddo, quanto mi piace l'inverno. Allora, tutto questo mi devo soffiare il naso. Non l'ho potuto soffiare. Allora, sono passati 15 minuti. Non è che si sia proprio asciugata perché era molto poco densa, molto liquida. Quindi adesso io la levo con la lavetta di poco fa, di quella di Sephora. Non ho intenzione lontanamente di mettere tonico, anche perché vi ripeto, ho questo tonico Sephora che non riesco a finire perché proprio non mi riesce a piacere. No, forse un po' si è seccata. Si vede? Forse un po' così l'ho seccata. Sì, ma ora si va di abbondante acqua, perché a me queste cose a secco non Allora, piacciono. Devo dire. Che nonostante sia una maschera molto liquida, che proprio era liquida, è ricchissima. Proprio mi sento io. Cioè, proprio. È molto, molto ricca. Infatti, io credo che chi abbia la pelle grassa da questa maschera deve stare tipo lontano, mille miglia. Cioè, se hai la pelle grassa, cara amica, non provare neanche una maschera, già l'ho persa. Nutriente addolcente per il viso all'olio di germe di grano è rusco. Credo di averlo detto già 4.000 volte. Rusco? No, se ha la pelle grassa no, mamma mia. Anche perché c'era scritto dietro alla descrizione. Io sono una di quelle a leggere le descrizioni.
C'era scritto di non. Che insomma era per prevenire piccole cose, cose così. Allora, ultimo step di questo tutto questo maranello mostruoso. Questa, Da metto un po' qui, di crema, vediamo com'è. Già questa qua è più bianca. Mi sembra più consistente fra tutte le cose che utilizzo. Non è male. Non è tra i miei profumi preferiti, ma non è male. Erbolarium. Io secondo me ero più bella con quel poco di trucco in più. Io raccio di nuovo la faccia da culone. Va bene, mamma che confusione che c'è qua sotto. No, riga devi stare al centro d'ora in poi. Ricordatelo. Riga devi stare al centro. E allora. Allora. Oh, nettamente più pallido rispetto a prima, perché ovviamente non ho più neanche un milione di rinasoglio di fondotinta. Però oggettivamente devo essere sincera, questi prodotti non mi sono dispiaciuti. Non mi è aggradato molto l'odore. Non mi è aggradato molto l'odore. Però non mi sono dispiaciuti per nulla. Allora, Per. nulla. Ho finito. Che bel faccino che ho questa mattina. Ora mi lavo le mani anche col pelo di crema. Non sono abituata ad avere tutte queste cose sul viso, devo essere sincera. A mettere tutti questi gran prodotti sul viso. Però non mi è dispiaciuto. Non mi è dispiaciuto per niente. L'ho veramente un po' più tonificato. Di norma non metto tutte queste cose quanto pare niente. Però. Good, tranne cosa fior dell'isola, lo struccante, mi è piaciuto tutto. Va bene, questo era un altro di quei video che io faccio le prove, vi faccio vedere direttamente, non li uso e poi vi dico è andata così, è andata quella, mentre lo faccio, anche perché essendo campioncini posso usarli solo una volta, tranne la crema che mi sa che me la risparo stasera o domani mattina. È tutto, da me, dal mio pigiama, da Fabio Bombingo, sono ancora in pigiama, sono le. Che dico subito. Cioè, per farvi capire, ho un messaggio, un Facebook e una WhatsAppata. Sono le 12:20, sono vergognosamente ancora in pigiama. Credo proprio che sia arrivata l'ora di fare la doccia e andarmi a cambiare. Ciao e che le stelle siano con voi.